primo. Secondo, le guerre, come si dice, la guerra in forma, la guerra civilizzata, dove si dice Messieurs les Anglais tirent les premières, no, signori inglesi sparate per primi, se mai c'è stata, valeva in Europa. Fuori dell'Europa era caccia grossa, non c'era la guerra. Fuori dell'Europa non c'era. C'era che andavi a prendere quel che trovavi. Lo si vede nella guerra dei sette anni, cioè la prima guerra mondiale, la guerra dei sette anni. In Europa abbiamo combattuto in un certo modo, in America del Nord gli indiani scalpavano i coloni civili della parte avversa, li portavano lo scalpo a chi li pagava per far vedere quanti erano ammazzati, ma questo glielo avevano chiesto gli europei. Dice, caro indiano irochese, io sono un inglese, tu sei un indiano irochese, vai e fai terra bruciata dei coloni francesi, dimmi quanti ne hai ammazzati. No, siccome sei un muso rosso e te non credo, portami gli scalpi. Ecco, in Europa non si facevano queste cose, fuori d'Europa sì. Questo è il nomos della terra nell'epoca dello Ius Publicum Europaeum, l'ordine del mondo nell'epoca in cui l'ordine del mondo era eurocentrico, funzionava così, che c'era la massa continentale europea centro-occidentale divisa in stati teoricamente paritetici fra di loro che si facevano la guerra, però attenzione, non c'è uno spazio universale, non c'è uno spazio uguale per tutto il pianeta, no? Non c'è un ordine dell'essere, c'è un ordine empirico della storia. Un ordine artificiale. Questo è l'Europa continentale. L'equilibrio fra terra e mare, cioè fra l'Europa continentale e l'Inghilterra, che essendo potenza marittima fa la guerra in tutt'altro modo, cioè fa una guerra da pirati. E poi c'è la enorme differenza fra Inghilterra ed Europa da una parte e il resto del mondo dall'altra, dove al resto del mondo ti puoi fare qualunque cosa. Questo è ordine dell'essere. È ordine politico. Non è ordine dell'essere. Qui non c'è più la metafisica. Non c'è più niente di oggettivo. Qui c'è solo dell'efficacia. Certo, era così, funzionava così. Nessuno si sognava di dire che doveva funzionare così. Funzionava così finché poteva. Poi a un certo punto ha smesso di funzionare così, grosso modo, agli inizi del Novecento. In tutto ciò avviene un cambiamento pazzesco, enorme, con la Rivoluzione francese, che dà per scontato il permanere dell'assenza di Dio come fondamento oggettivo dell'ordine dell'essere, però cambia il fondamento dello Stato, che non è più il re, ma il popolo, ed è un fondamento infinitamente dinamico. Mentre tendenzialmente il re era statico, o comunque faceva guerre di gloria e di potenza, qui abbiamo un fondamento dinamico che fa guerre di difesa ed aggressione a carattere fortemente ideologico. Poi uno può dire, è sempre la solita Francia che cerca di prendersi l'Europa. Però questa volta è la Francia che non è più armata di teoremi dinastici. Qui è la Francia armata di libertà, uguaglianza e fraternità, che fa la guerra letteralmente contro il male, cioè contro la tirannia. Se uno si legge i versi della Marsigliese, beh, insomma, dice il sangue dei tiranni che deve scorrere. Mentre i re d'Europa si facevano la guerra, ma non si sognavano minimamente di ammazzarsi l'un con l'altro. E poi tutto ciò finisce in mano a un genio militare, cioè
che era poi anche un genio amministrativo, ma insomma un genio militare. E tutto ciò viene visto da un genio della polemologia, cioè Clausewitz, da un ufficiale prussiano, il più grande militare filosofo della storia, che dava lezioni all'Università di Berlino dagli allievi di Kant, e che ci pensava su, cosa che, vabbè, come è noto, diceva Marx, no, gli altri fanno le cose e i tedeschi le pensano, però questa volta l'ha pensata sul serio. Che cosa ha capito? Che cosa è successo? Ha capito due cose. Primo, che la guerra in forma, la guerra in merletti, la guerra di Ancien Régime, quella dove si stava sul campo di battaglia a togliersi il cappello e salutarsi, così, non era per niente una guerra limitata, perché era una guerra meccanica e potenzialmente era capace della, quella che lui chiama, la ascesa agli estremi. Cioè, attenzione perché questo parla di noi oggi. Cioè, oggi sparano 100 fucili, non bastano, domani sparano 200 fucili, non bastano, domani sparano 300 fucili. Senza un minimo di immaginazione, di logica, semplicemente prendi a testate, come un ariete, il tuo avversario. No. Ascesa agli estremi, per cui parte come una scaramuccia, in linea teorica c'è la guerra reale, la guerra assoluta teorica, la guerra assoluta. Dice, non, poi non succede mai perché ci sono gli attriti, a un certo punto i fucili si rompono, la gente si scoccia, però è una guerra senza senso, perché nasce da un'ipotesi politica desueta, cioè l'ipotesi politica è che l'ordine sia tenuto dallo Stato come Stato dinastico, e che questi obbediscano come marionette. Non funziona più così. Se funzionasse così, oggi ci sarebbe una ascesa agli estremi. Primo. Secondo, l'ascesa agli estremi c'è stata sul serio, ma non perché c'è stato lo sviluppo meccanico della guerra in fondo, perché è intervenuto un soggetto nuovo, il popolo, col suo furore passionale. Per cui abbiamo la guerra, che è difficilissima da acchiappare, perché è un camaleonte, la guerra che lui definisce, no, Merkwürdige Dreifaltigkeit, uno strano triede, che sono i tre angoli. Vabbè, c'è lo Stato, l'intelligenza, il genio militare, questo nella, per quanto abbia prodotto della buona ufficialità, la guerra in forma non aveva bisogno del genio. No? Stato, il genio militare e poi la potenza dell'odio. Noi diremmo l'odio, noi diremmo il furore ideologico. Allora uno dice, ora chiudiamo, ce la facciamo più, è esploso, il vecchio mondo è esploso. Ed ecco il colpo di genio che mette Clausewitz all'altezza di Hegel, da questo punto di vista, poi no, naturalmente nessuno è all'altezza di Hegel, ma insomma da questo punto di vista sì, è che no, non è esploso. Dobbiamo essere capaci di capire che anche questa guerra, e soprattutto questa guerra, è politica. No, non è l'apocalisse. Voi direte, beh, sai questo. Allora, Napoleone, lui parlava della guerra napoleonica, Napoleone vinceva le battaglie a cannonate, adoperando l'artiglieria francese in modo addirittura sublime, come Beethoven adoperava le orchestre. E vinceva proprio gli ufficiali di vecchio stile, quelli che giocavano ancora la guerra in fondo.
ed era percepito, in parte era, come un massacratore. Napoleone ha ammazzato tanto di quella gente. Quando è caduto facevano le stampe, le mettevano sopra una montagna di teschi, perché la guerra napoleonica è una guerra di intensità inaudita, con numeri che non si erano mai visti, di una violenza veramente pazzesca. Certo, a confronto di quelle che modestamente facciamo noi fa ridere, ma insomma, per allora era, e poi c'era il popolo, mentre il popolo nella guerra in forma doveva solo obbedire, star zitto, qui c'è il popolo che odia e ama il suo generale. Insomma, bene, questa è politica. La guerra è tutta politica, sempre politica. Non c'è momento della guerra che non sia politica. La guerra comincia con la politica. Ogni momento del suo svolgersi è politico. La guerra finisce, deve finire, perché ha un obiettivo politico, come è noto. No? Troppo importante per farla fare ai generali, i quali, tra gli altri, di solito sono quelli che ne hanno meno voglia. E dunque, non la guerra come strumento, anche se questo concetto c'è in Clausewitz, ma in realtà c'è molto di più, cioè non c'è lo Stato che impugna una cosa che gli è esterna, la guerra. No, lo Stato che la guerra ce l'ha dentro, ce l'ha nella pancia, però non ne viene ucciso, non ne viene deformato. Ed ecco Hegel. Lo Stato hegeliano ha nella pancia la società civile, che è una guerra continua nel sistema dei bisogni. Sembrerebbe che la società civile distrugga la stabilità istituzionale dello Stato. No, la società civile dà più forza allo Stato, obbliga lo Stato a essere più forte, proprio perché lo Stato diventa il sistema della consapevolezza del conflitto. Non lo Stato adopera il conflitto. Lo Stato riconosce di essere percorso. La guerra non è esterna allo Stato, la guerra è dentro lo Stato. E la guerra dentro lo Stato, vuol dire che lo Stato miracolosamente sta ancora in piedi, ma questa volta ha bisogno di strutture, di intelligenza, di performance inaudite. Però una cosa è uno Stato che ci tiene 10.000 uomini in divisa e fa le esercitazioni sul campo e questi salutano Sua Maestà, buongiorno. Altra cosa è lo Stato che tiene 1.000.000 di uomini in divisa, che lavora, lo Stato lavora per la guerra. È fatto di guerra. E anche quando crede di essere fatto di pace, è fatto di guerra. Produce, fa fabbriche, industrie, così, e sa che tutto ciò diventerà potenzialmente arma. C'è un Clausewitz gravido del futuro, gravido di Ernst Jünger, come minimo.